Eccoci arrivati anche alla pagina dello sport. In apertura Marcel Jacobs, un atleta conosciutissimo a Lucca, ha lavorato tanto con la Virtus, è stato ospite anche dei nostri studi e ha segnato oggi una pagina di storia nell'atletica italiana e internazionale, stabilendo il nuovo record italiano sui 100 metri. Ci racconta tutto Guido Casotti. Marcel. Ore 13 di un caldissimo sabato pomeriggio in Italia, le 20 in Giappone. Terza batteria dei 100 metri, una delle gare più belle e affascinanti di tutta l'Olimpiade. Sui blocchetti di partenza, Marcel Jacobs, primatista italiano, col 9,95 stabilito due mesi fa a Savona. Marcel Jacobs, atleta delle Fiamme Oro, ma anche della nostra Virtus Lucca, per i cui colori gareggia ancora oggi. Il direttore tecnico Matteo Martinelli è stato uno dei primi a credere in lui. E grande amico Marcel anche di Noi TV, è stato ospite dei nostri studi in A Tempo di Atletica. L'attesa è tanta e non va delusa. Jacobs corre alla grande, in scioltezza, come ormai gli capita spesso, anzi quasi sempre. Si distende sulla pista nipponica e gli ultimi 30 metri sono una danza in scioltezza. Il tempo poi dice tutto, 9,94, nuovo record italiano e seconda miglior prestazione in assoluto delle batterie. Meglio di lui ha fatto solo il canadese Andrea De Grasse con 9,91. Gli americani sono alle spalle e Bromel, forse il grande favorito, è parso in netta difficoltà. Tra gli azzurri bene anche Filippo Tortu, che si qualifica con 10,10, ma siamo solo all'inizio. Si profila una domenica ad alta tensione, mezzogiorno di fuoco con le semifinali e poi alle 14,50 l'eventuale finale. Ma con un Marcel così è lecito anche sognare. Andiamo adesso a Lucca, una scuola gratuita di educazione ciclistica per bambini e ragazzi al Campo Henderson. Una scuola di educazione ciclistica per bambini e ragazzi, in modo da aiutarli a conoscere il mezzo su due ruote sin da piccoli e a utilizzarlo in piena sicurezza. È l'obiettivo del progetto lanciato dal team Cronò, capitanato da Paladino Meschi e Pietro Scanavacca, che ha preso il via lo scorso 17 luglio e andrà avanti in questa prima fase per circa due mesi. L'iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Campo Henderson di San Marco, dove si svolgono le lezioni. All'incontro erano presenti, oltre a Meschi e Scanavacca, l'assessore comunale Ragghianti, il presidente di Confcommercio Pasquini, il commissario della Camera di Commercio Bartoli e il presidente del Comitato Regionale Toscana Ciclismo, Saverio Metti. Dare sicurezza di poter fare un'attività in dei luoghi sicuri, ma soprattutto liberi da tutto quello che è le influenze esterne, per noi è fondamentale. E le scuole ciclismo in particolare stanno avendo un grande sviluppo, perché danno la possibilità ai ragazzi di provare a fare una disciplina che non è facile, ma che li mette nelle condizioni di essere molto con se stessi e misurarsi con le proprie capacità. Le lezioni per i ragazzi sono gratuite e vedono in questa prima fase una ventina di giovanissimi in età compresa tra gli 8 e i 14 anni, con leggera predominanza al femminile. I giovani allievi apprendono non solo nozioni di natura strettamente agonistica, quanto piuttosto di natura civica: l'attraversamento di una strada, la conoscenza di una pista ciclabile, l'utilizzo del casco ed altro ancora. Una particolarità che rende la scuola del team Cronò la prima in Toscana. Sì, è un'iniziativa importante sia dal punto di vista dello sport, per l'attività del ciclismo, per il coordinamento che c'è tra le associazioni, per i ragazzi molto giovani, per l'utilizzo della bicicletta nella nostra città, che è certamente un attrezzo sportivo ma anche un strumento ordinario di mobilità per buona parte della nostra città. E quindi credo che sia una giornata di un'iniziativa nel suo piccolo molto molto importante. È tutto anche per lo sport, adesso di nuovo la pubblicità, poi torniamo con la terza parte del TG Noi.